Ciao ragazzi! Bentornati su Italish. Abbiamo deciso di fare il continuo del video dell'altra volta, quello dove abbiamo fatto gli accenti inglesi, e questa volta facciamo quelli italiani. Quindi per questo video parlerò in italiano anche perché l'accento italiano devo parlare in italiano. Esatto. Quindi non posso parlare in inglese. Esatto, non è con un accento di italiano. Prima di iniziare questo video vogliamo parlare con voi di una compagnia, si chiama Soul Feel. Loro fanno gioielli. Ho questa collana, è personalizzata, anche ho questo anello personalizzato. Questo è argento, questo è oro. Questa compagnia è stabilizzata a New York, ma ovviamente manda tutti i loro gioielli in giro per tutto il mondo, quindi non c'è un problema di spedizione. Sì, abita a Hong Kong. Quindi dovunque abitate nel mondo non vi preoccupate, perché Soul Feel arriverà da voi. E ovviamente loro vendono anche altri gioielli come bracciali, collane, orecchini, anelli, ovviamente tutto per ragazze. Il link per questa compagnia è nella descrizione del video. Ovviamente metteremo un codice per il coupon. Quindi andate a prendere il codice qua sotto, nella descrizione come ha detto Coral, e andate a comprare i vostri gioielli che volete, ovviamente per voi ragazze. E i ragazzi, se volete fare regali alle vostre ragazze, alle vostre amiche, alle vostre sorelle, sì, alle vostre mamme. Per i compleanni! Compleanni! Sì, happy birthday! Happy birthday! Sì. Cominciamo con il video ragazzi, andiamo! Ho preso un video, è stato molto difficile trovarlo perché è praticamente impossibile trovare video sugli accenti italiani, ma almeno delle persone reali, cioè ci trovi, cioè una persona stessa che ti fa tutti gli accenti d'Italia, e invece non trovi quello vero della nazionalità che fa l'accento. Usiamo questo video che abbiamo trovato e li proviamo un po'. Questo è Clash Royale. Mi sono sbagliato. Ok, cominciamo con il nord, cominciamo quindi con Milano. Non facciamo tutte le regioni perché sono diversi gli accenti, però variano di poco. Anche quello in inglese che abbiamo fatto non era tutti di questi di accenti. Sentiamo questo che dice. Wete run, non vedi che sto andando di fretta? Ok, questo dice Wete run, Wete è come AO in romano. Ok. Quindi è Wete run, non vedi che vado di fretta. Wete run, non vedi che vado di fretta. Però adesso è milanese. Okay. Wetteron, non vedi che vado di fretta? Wetteron, non vedi che devi di fretta? Vado di fretta. Wetteron, non vedi che vado di fretta? Wetteron, non vedi che vado di fretta? Oh, in italiano! No, non vedi che vado di fretta? Sì, ma quello è tutto sbagliato. Non c'ho mica il tempo di stare qui con te! Non c'ho mica il tempo di stare qui con te! Non c'è amico che stare con me! Prova a dirlo. Barbun! Barbun! No, è barbun! Barbun! Perché dici barbun? Ho detto barbun! Oh. Che è una cosa che veramente mi garba un sacco! È una cosa che veramente mi garba un sacco. È una cosa che veramente mi garba un sacco. Mi garba un sacco. Mi garba un sacco. Sì, perché a Firenze, cioè in Toscana, c'hanno sta cosa della C aspirata. Sì, tipo fosse un H. È una cosa che mi garba un sacco. È una cosa. Come dai? È una cosa che mi garba un sacco. Ma cosa significa? È una cosa che mi piace tanto. È una cosa che mi amo un sacco. È una cosa che mi amo un sacco. È una cosa che mi amo un sacco. Però sai dire è una cosa? Di una cosa? Una cosa? Sì, è una cosa. Sì, una cosa. La sai la cosa così? La sai la cosa così. La hola hola con la cannuccia corta corta. La hola hola con la cannuccia la corta lenzuola. Ma che hai detto? Adesso facciamo l'accento invece romano, quello mio, okay. Ma devi parlare più piano, sì, perché se parli veloce prima non posso capire. Ok. A chicco, fatta di una cosa. A chicco. A chicco. A chicco. La C ce ne stanno 8. A chicco. A chicco. È mottato di una cosa, eh. Perché hai parlato veloce? Non era veloce. Cioè, sì, era troppo veloce. A chicco. È mottato di una cosa. A chicco, a mo
Ti devo dire una cosa. E mo ta devo di una cosa. Molto devo di. Ta devo di. Ta devo di. Ecco brava. Ecco brava. Beh basta. Perché in romano noi mettiamo tutte le parole insieme. Quindi invece che di te la devo dire, ta devo di. È tutta una parola. Ta devo di. Ok, questo è un insulto. Oh. Ok? E a Roma noi diciamo. Diciamo. Prova di buca sci. Sì. Diciamo. Ma no, diciamo. Più o meno, però si scemo così. Noi dimo li mortacci tua. Quando devi mannare a quel paese qualcuno, quando devi insultare, ok, dici li mortacci tua. Li mortacci tua. Eh no, o devi meglio, perché questo deve venire proprio dal cuore. Li mortacci tua. Eh no. Allora, tu immagina stai guidando. Ah. Ok, fa un incidente con la macchina. E tu a quello che fa li mortacci tua. Però devi fare li mortacci tua. Non posso fare Annaggia. Così. Annaggia. Prova quest'altra. Questa è stata potenziata dai romani. L'anima deli meglio mortacci tua. No, ho dimenticato già. L'anima Deli meglio Mortacci tua E dei tre quarti Da palazzina tua L'anima deli meglio mortacci tua. L'anima che tiene mortacci tua. Proviamo così. L'anima degli meglio, mortacci tua è di tre quattro della palazzina tua. Però devi dire pure. Dai. Ah, e dai. No, dai, l'anima degli meglio, mortacci tua è di tre quattro della palazzina tua. Era terribile, lo so. Allora facciamo adesso invece Napoli, scendiamo già a Napoli. Piace pizza Napoli. Sì, ti piace la pizza napoletana, però state buone. Uè, yamma bella. Ci sta, ma yamma bella. E prossimo stiamo in Calabria, quindi parliamo calabrese, va bene? Ok, parliamo calabrese, va bene? E il calabrese è quello che ti sputa tutto lo tempo, perché ti esce tutto due fiate. Ma sembra una vecchia persona. Sono molto vecchio. Ma sai che sta matto, che sta strillando? Vecchietta. Ma cosa ti strilli? Lo sai che nel sangue io ce ne tengo pure un calabrese. Anche io, sangue inglese. Sei un tutto calabrese, non usa anche inglese. Sono tutto inglese, non calabrese. Perché parla che pare che stai parlando? Mi senti che mia testa explode. Perché stai a strillare come una matta? E ti strilli. Avanza lui. Vieni in Calabria che c'è il mare bello. Provaci, mannaggia la miseria. Vieni in Calabria che c'è il mare bello. Vieni in Calabria, c'è il mare bello. Ma come l'ha fatto? Ma fa schifo. Siamo a Palermo, era troppo buone. Coro se n'è andato e non ce la fa più. Allora adesso siamo in Sicilia, ragazzi. Quindi parliamo con l'accento siciliano. Coral, facci capire, facci sentire questo accento siciliano. Ok, sono in siciliano. Ho fame. Mettici un po' di entusiasmo, picciotta. Andare in Sicilia. Volevo andare in vacanza a Sicilia. Sì, però questo è italiano, è fatto pure male. Proviamo a fare quello sardo, però io non ci sono capace con quello sardo. Tu sei capace con quello sardo? Ok, qua stiamo in Sardegna. Aio! Questa è l'ultima, sì? E se questa è l'ultima, stiamo in Sardegna. Io non ci sono capace a fare l'accento sardo, però un po' che ci provo. Tu fallo, provaci. Abbiamo fatto la il meledivo. Ma questo sta solo strillando, aio! Ok, basta, Coral non ce la fa. Quindi al massimo possiamo provare a fare l'accento milanese, che è l'accento che le piace di più, vero? Ti piace l'accento milanese? Mi piace l'accento che è Anna. Di Anna. Non Diana, di Anna. Lei vive a Trieste. No, non adesso. Viveva. Lei viveva in Trieste. In Trieste? In Trieste.
A Trieste. Sto confondendo io, non faccio più con tutti i staccetti. Andiamo avanti. Quindi ragazzi, il video è finito. Sì, abbiamo finito questo video. Grazie per aver guardato questo video. Non dimenticate di cliccare subscribe. Iscrivetevi. Clicca. Con il centro italiano. Subscribe. Non scordate di controllare Sudfil. Il loro sito è questo, dove potete comprare tutti i gioielli personalizzati. La personalizzazione può essere sia del colore delle varie pietre, ma anche il colore delle collane, di anelli, bracciali e orecchini, e potete farli di tutti i colori che volete. Ci vogliono dai 5 ai 7 giorni per personalizzare i vostri gioielli. Dopodiché li spediranno velocemente a casa vostra. Il codice del coupon è CORALG115, dove potrete usarlo sul loro sito per poter acquistare tutti i loro prodotti con il 15% di sconto. Ragazzi, grazie per essere stati qua. Iscrivetevi, lasciate un mi piace, qualche commento e condividetelo con gli amici il video. Ciao ragazzi. Ciao.